Gianni Colacione per Libri.tv, incontriamo qui a Piazza Farnese Gerardo La Bellarte, socialista che più volte abbiamo visto presente ad eventi radicali. E gli chiediamo subito intanto cosa ne pensa di questa raccolta di firme per questa legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale. Pensi che si riuscirà? No, io non dubito che si riuscirà a raccogliere le firme, non dubito che il tema sia molto sentito nell'opinione pubblica ed anche maggioritario, come dimostrano tutti i sondaggi. Dubito fortemente che si riesca a procedere in Parlamento in qualche modo, perché invece il Parlamento, le attuali forze politiche sono estremamente ostili al tema e sono tuttora condizionate, a cominciare anche dal governo stesso, diciamo, da questa egemonia cattolica che purtroppo nel nostro paese si è andata mano a mano affermando e che pesa non nell'opinione pubblica o non tanto nell'opinione pubblica, ma che invece pesa fortemente, diciamo, nei palazzi, nei partiti politici e nelle strutture, diciamo, che poi decidono, decisionari. Quindi insomma sono fiducioso sull'esito nelle piazze, meno fiducioso sull'esito in Parlamento. Senti Gerardo, è una tua impressione, un tuo parere sul fatto che a partire da questa legge di iniziativa, questa raccolta firme e poi anche un po' dalla lotta che si farà per cercare di proporre nell'agenda del governo, del Parlamento, pensi che potrà instaurarsi una sorta di collaborazione un po' trasversale tra i residui di forze laiche che ci sono in circolazione con i radicali, insomma, unite per una, diciamo, momento di riformatore laico in questo paese? Ma io personalmente mi muovo in questa prospettiva, nel senso che mi definisco un nostalgico della rosa nel pugno e quindi della collaborazione tra socialisti e radicali innanzitutto e poi con altre forze laiche. È un rapporto che è stato fecondo nella storia di questo paese, ha portato a grandi conquiste di civiltà sul piano dei diritti e quindi è sicuramente una cosa auspicabile. Purtroppo devo dire, i rapporti sono buoni e anche la stessa nostro appoggio alla candidatura di Emma Bonino, sia come Presidente della Repubblica che poi come Ministro, testimoniano questi buoni rapporti. Il problema però non sono tanto, io personalmente sono un iscritto di Nessuno Tocchi Caino del Partito Radicale, ho sempre avuto ho quasi sempre avuto la doppia tessera, ho sempre seguito gli eventi e le iniziative radicali con grande simpatia, però il problema non è tanto di rapporto tra i gruppi dirigenti, che è buono, come ripeto. Il problema è di ritrovare un contatto vero con l'opinione pubblica. L'opinione pubblica, i cittadini ci hanno aiutato a portare avanti delle grandi battaglie e a raggiungere le grandi conquiste. Noi abbiamo vinto la partita del divorzio in Italia e della legalizzazione dell'aborto, li abbiamo vinti con i referendum, li abbiamo vinti per la mobilitazione dell'opinione pubblica e perché quei temi hanno conquistato intanto diciamo l'attenzione dell'opinione pubblica e poi il consenso. Oggi noi viviamo una situazione in cui per una serie di motivi questi temi nell'opinione pubblica, cioè il tema dei diritti nell'opinione pubblica, si è indebolito. Un po' è le difficoltà economiche che viviamo, che vivono i nostri concittadini, che vivono le imprese, che vivono le famiglie. Per cui il tema dei diritti va in secondo piano quando c'è il tema dell'alimentazione per i propri figli o del lavoro o della casa, e quindi questi temi sono passati un pochino in secondo piano. E poi c'è una scarsa capacità, oggi come oggi, forse degli opinion leaders della nostra area, dell'area laica in generale, liberale e repubblicana, c'è stato un grande indebolimento di questi partiti e di queste strutture, quindi c'è un tanto lavoro da fare, a cominciare da questa iniziativa sull'eutanasia che è importantissima. Grazie Gerardo La Bellarte, grazie ancora.